Mi chiamo Baba, Baba Sissoko, ho 28 anni, vengo dal Mali. È cambiato le tante cose. In questo momento io vivo da solo, ho trovato lavoro di forno, abito qui in Certaldo e a me mi piace l'Italia, davvero. Sono indipendente. Toscana è la sede regionale dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il nostro ruolo è quello di accompagnare i territori nella definizione di quelle che possono essere le linee guida per una programmazione integrata delle politiche e dei servizi orientati all'inclusione. Il territorio dell'Empolese Valdano Valdelsa rispetto al tema dell'abitare è stato scelto perché le caratteristiche del progetto EVAIS sono sembrate particolarmente significative per coinvolgimento dei destinatari, attivazione delle reti territoriali, rapporto con i servizi, quindi ci è sembrato un progetto su cui potesse innestarsi effettivamente una sperimentazione. Nella nostra esperienza abbiamo cercato di unire due aspetti, la parte lavorativa e la parte abitativa. In alcune situazioni questa esperienza è stata positiva perché è stato il datore di lavoro stesso che ci ha aiutati nella ricerca. Maurizio mi ha aiutato, gli ha trovato lavoro, poi dopo io cercavo la casa, ma da solo non è facile, non è trovato da solo, perché dipende di persone conosciute e fiducia di come integrazione. Loro mi hanno dato la mano e trovato la casa. Nel percorso di autonomia e di integrazione di Baba ha avuto un ruolo essenziale il datore di lavoro. Pasquale ha dato non solo la possibilità a Baba di lavorare all'interno della sua azienda, ma lo ha anche aiutato in quella ricerca di un appartamento che è così difficile. Io lavoro di panificio e dentro di panificio ci sono tante cose. Si prepara le paste e i grissini. Un lavoro qui che ho fatto prima 6 mesi, poi dopo il contratto normale. La casa mia dove lavoro è vicino. Sono affitto e pagare luce e gas. Noi siamo due e io e col mio amico, si chiama Barai. L'esperienza con Baba io la inserisco all'interno dei progetti riusciti. Rispetto alla collaborazione con il progetto Include, io direi che è stata finalmente la realizzazione di un lavoro di rete di cui spesso parliamo ma che difficilmente riusciamo a realizzare. Fare rete significa far dialogare in maniera positiva ed efficace il sistema dei servizi territoriali con il terzo settore, con le organizzazioni che sul territorio realizzano progettualità, sperimentano pratiche innovative e possano contribuire sicuramente a definire la programmazione integrata delle nostre zone, delle nostre società della salute. Va bene, a posto Certaldo. A me mi piace l'Italia perché sono indipendente, sono lavoro, sono come grit.